Consigli Fantacalcio, ventesima giornata di serie. Lo Scon dà fiducia a Pedro. Praticamente in ogni turno di campionato lo Scon fa felici i suoi followers, sul suo profilo Instagram oltre 300.000 fedelissimi lo seguono costantemente. La scorsa settimana il tipster ha centrato un ambo di marcatori dando fiducia a Abraham in Spezia Roma, pagava 2,75, e a Zaccagni in Lazio Milan, l'esterno di Sarri si giocava marcatore a 4. Vietato fermarsi. La prima giornata del girone di ritorno di Serie A è alle porte e lo Scon vuole regalare altre soddisfazioni ai tantissimi cercatori di bonus. Taccuini pronti? Spazio all'analisi. Lazio-Fiorentina nell'attacco senza punti di riferimento della Lazio. Anche Pedro si sta ritagliando un ruolo da protagonista. Contro il Milan, tanto per dirne una, lo spagnolo si è procurato il rigore poi trasformato da Luis Alberto. E poi, occhio al precedente. L'ultimo Lazio-Fiorentina in Serie A è stato deciso da un gol di Pedrito. Una sua rete in qualsiasi momento del match vale ben 4,50 volte la posta. Napoli-Roma, buona notizia per i fantallenatori che hanno in rosa Kvaratskhelia, il georgiano è tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe partire dall'1 contro la Roma. Piccolo promemoria, contro la Juve era stato semplicemente devastante con gol e doppio assist. Da tener presente che senza lo squalificato Celik la Roma nelle sole battute dal georgiano dovrà schierare un adattato. Quindi, Kvara gol? Il sì è offerto a 3,25. Udinese Verona esterno a tutta fascia con licenza di punto portare bonus ai fantallenatori. Destini Udogie ha un bottino di 2 gol, segnati nelle prime giornate contro Monza e Roma, e 2 assist finora in Serie A e i tempi sembrano maturi per puntare al tris. In un senso o nell'altro. L'opzione Udogie segna o fa assist si può trovare a quota 3,15. Atalanta-Sampdoria. L'Atalanta è tornata la macchina da gol che eravamo abituati a conoscere, a farne le spese potrebbe essere la Sampdoria di Stankovic. Attesa domani sera al Gewiss da un impegno da bollino rosso. Semaforo verde, invece. Per Rasmus Højlund. Un suo sigillo in Atalanta-Samp e in Lavagna a 2,35. Juventus-Monza. Adrien Rabiot gode della stima di Max Allegri che gli concede quasi sempre maglia da titolare e ampio minutaggio. Tradotto, chi ce l'ha in rosa lo schieri senza esitazioni. Anche perché il francese vuole tornare protagonista, in Juve Lazio ha fornito un assist per il primo gol di Kean, con un gol segnato. La quota è di quelle invitanti, pari a 6 volte l'investimento. Milan-Sassuolo non è al 100%, ma qualora dovesse farcela scendere in campo contro il Sassuolo, Theo Hernandez farà di tutto per aiutare il suo Milan. Il francese rappresenta una fonte di gioco importante per Pioli, specie quando, come in questo periodo, si fa fatica per vie centrali, giro d'un po' appannato, e con un Leao sottotono. Un gol di Theo Hernandez contro il Sassuolo può risolvere varie situazioni, quelle milaniste ma anche quelle fantacalcistiche. Senza contare che un terzino che segna non lascia certo indifferenti i buochi. L'ipotesi Theo marcatore si è proposta a 6,5.